La presenza della cover band dei Genesis The Squonk, fortemente voluta da parte dell'amministrazione comunale di Statte. Tanta professionalità, tanta buona musica, una musica che ormai è un evergreen, un qualcosa di classico. Siamo con il vice sindaco di Statte, appunto Mina Lucarelli. Prosegue dunque la stagione, il cartellone estivo statese. Un cartellone estivo che soddisfa i vari gusti e le varie sensibilità. Questa sera la musica evergreen dei Genesis. Sì, infatti questo evento rientra proprio nella cartellonistica della rassegna estiva, fortemente voluto dal comune di Statte. L'intento nell'organizzare questa serata è stato proprio quello di toccare il cuore rock della generazione degli anni 70 e 80 e quindi rivivere tutti insieme oggi, questa sera, con questo evento spettacolo, perché la cover band di questa sera credo e spero che sia uno spettacolo che è il risultato di una serie delle espressioni musicali dei Genesis, quindi non ci aspetta che ascoltare e guardare questo meraviglioso palco questa sera. E tanta buona musica, un qualcosa ovviamente di gratuito, quindi aperto a tutti, è un modo per socializzare, per stare insieme, per fare comunità. Assolutamente, l'evento è assolutamente gratuito, l'ingresso è libero e l'intento nell'organizzare queste serate è proprio quello di fare comunità. I vari gusti musicali che possono, diciamo, succedersi in questo periodo vanno un po' in contrasto forse con quelli degli anni 70-80, però è proprio bello quello, l'incontro di generazioni, la generazione passata con la generazione presente.